Benvenuti ad una nuova puntata di Cani, Gatti e Compagnia. Tantissimi gli ospiti di oggi, quindi non perdo tempo e partiamo subito con le presentazioni. Con noi in studio Nadia Bragalini, fondatrice di G&G Consulenza e Sviluppo. Insieme a lei il dottor Gianluca Gemo, fondatore sempre di G&G Consulenza e Sviluppo. Allora, questi due ospiti ci racconteranno di questa azienda che nasce proprio con l'intento di formulare un alimento ad hoc per gli animali, nasce nel settore zootecnico per poi, come posso dire, prendere piede anche negli animali domestici che noi consideriamo da compagnia. E proprio insieme a loro voglio scoprire la nascita, no, di questa azienda che è davvero molto particolare, soprattutto, come posso dire, seguita particolarmente dalle donne. C'è un'attenzione sia alle donne, Nadia, ci racconterai tu, ma anche a quello che è il nostro territorio. Proseguo con le presentazioni perché poi tornerò proprio a parlare con voi. Elisabetta Barbieri, ciao Elisabetta, ciao. Grazie per essere qui con noi, istruttrice cinofila, titolare dell'Accademia del Cane di Piacenza. Insieme a te una tua allieva, ciao. Roberta Merola. Ciao Roberta, ciao. Allora, insieme a voi invece ci occuperemo di addestramento. Sì. Vogliamo capire alcuni punti, perché si sta parlando tantissimo, soprattutto in questo periodo, di quello che è accaduto a Milano, del Consiglio Comunale che ha, come posso dire, stilato questa lista delle razze pericolose che hanno bisogno di essere seguite particolarmente. Noi l'abbiamo detto più volte, non siamo assolutamente contrari a questo corso per, come posso dire, formare i proprietari di cani, ma qual è il punto? Che si parla solo di determinate razze, quando in realtà i proprietari di cani in generale dovrebbero, come posso dire, conoscere l'animale che si stanno portando a casa prima di portarlo a casa e poi sicuramente fare dei percorsi molto più lunghi, se non un corso di 20 ore che veramente è molto molto poco teorico, tra l'altro, perché lo diciamo sempre, è molto importante quando portiamo a casa un cane, un gatto, in generale un animale, prendersene cura. E nel caso del cane, quando portiamo a casa un animale che può avere una forza, che può avere anche, come posso dire, può essere pericoloso per le altre persone, è giusto sicuramente fare un percorso di addestramento che può durare anche tutta la vita del cane, lo vedremo comunque nel corso della puntata. Prima però torno a Nadia. Nadia, io voglio sapere proprio da te la nascita, sì, dell'azienda, perché tu sei il cuore pulsante di tutto, sì, è nata da te quest'idea. Come mai? Cioè, hai sempre avuto amore per gli animali? Come è nata questa, sì, nasce, questa azienda? Nasce prima di tutto dall'incontro con il dottor Gianluca Gemo. Noi siamo anche marito e moglie, abbiamo voluto creare insieme questa società nel 2011, avevamo entrambi due strade diverse. Durante la nostra conoscenza, essendo che entrambi abbiamo avuto sempre questo spirito imprenditoriale, abbiamo deciso al 14 febbraio del 2011 di creare la G&G Consulenza Sviluppo. G&G Consulenza Sviluppo nasce proprio dedicata all'alimentazione dei grandi animali. Grazie all'esperienza del dottor Gianluca Gemo abbiamo messo in atto il nostro progetto imprenditoriale. Nadia, grandi animali, quindi animali, si parla, ad esempio, mucche, sì, cavalli. Esatto, si parla di allevamenti, ma si parla anche di industrie mangimistiche, visto che la specializzazione del dottor Gemo è proprio legata al fatto della formulazione degli alimenti e alla formulazione anche degli integratori. E quindi nel 2011 inizia questo nostro percorso. Pensa che la nostra azienda nasce, e così è bello anche raccontarlo per dire quanto sacrificio in questi anni anche abbiamo fatto, nel 2011 dalla mansarda di casa nostra. Alla fine, dalla nostra mansarda, abbiamo cominciato a creare questa azienda, ormai lui aveva già questa esperienza nel settore, e da lì siamo arrivati ad oggi ad avere una struttura con dei dipendenti. Oggi la nostra azienda è a Castelvetro Piacentino e si è sviluppata in diversi rami. Ecco Nadia, ma in un mercato già così avviato, così, come posso dire, ricco di scelta, secondo voi cosa mancava? Sicuramente mancava e manca anche tanta conoscenza, soprattutto nell'ambito della nutrizione animale. Infatti G&G Consulenza Sviluppo è la madre di due brand, G&G Prime Quality, che è il nostro settore zootecnico, e G&G Pet Food.
Perché nasce GG Pet Food? Nasce perché proprio dalla grande richiesta di tante persone che ci hanno sempre chiesto perché non formulavamo qualcosa per i piccoli animali. Essendo che siamo sempre stati conosciuti e la politica della nostra aziendale è proprio riferita a un'alimentazione naturale. E quindi la nostra ricerca in tutti questi anni, il nostro grande lavoro è stato proprio quello di trovare materie prime, tutta la filiera, tutto quello che riguarda comunque la base di un'alimentazione. E da qui nasce l'interessamento delle persone del territorio circa la nostra azienda anche, ma anche a livello nazionale, essendo che comunque GEG è un'azienda conosciuta a livello nazionale ma anche internazionale, avendo avuto la possibilità di andare a frequentare anche fiere internazionali. Ecco, dicevo prima una particolare attenzione alle donne, come mai Nadia, mi racconti? Sì, perché nel tante cose che noi, sai, che noi donne facciamo, ho avuto l'onore e l'occasione di rappresentare le donne del territorio di Cremona, oggi però sono un'imprenditrice piacentina e nel creare GEG Pet Food ho voluto veramente investire nelle donne perché negli anni che mi hanno portato in questa conoscenza anche a livello nazionale ho sempre trovato una bellissima sinergia. Io ritengo che le donne, io le definisco delle grandi tessitrici, le chiamo le tessitrici di speranza, perché comunque le donne nel loro modo di fare, nel loro modo di essere, nel loro modo di agire, comunque hanno l'obiettivo ben chiaro. E così ho detto, perché no? E nel mio mondo GEG Pet Food, anche perché è un'azienda che ho registrato e che è partita ufficialmente il 1 ottobre del 2019, quindi sono pochi mesi, ho voluto subito dare un segnale particolare. Tanto che durante la festa del Torrone che c'è stata a Cremona ho voluto lanciare un prodotto legato al territorio dove sono nata. Noi abbiamo creato e formulato e ideato e registrato il primo torrone al mondo per i cani, un torrone che è un mangime complementare, perché noi non facciamo dolci, è un mangime complementare dove nella sua formulazione sono contenuti proprio tutti gli alimenti base per un prodotto che possa essere comunque dare un riscontro all'animale, quindi non contiene zuccheri, non contiene frutta secca e contiene tutti quegli alimenti base che comunque danno questo sostegno all'animale. E in tutta questa cordata, pensa, ho utilizzato e ho avuto l'onore di incontrare tantissime donne. Quindi tante consulenti hanno sposato questo mio progetto che sembrava un progetto, tra virgolette, un po' fuori da ogni schema. E così dalle consulenti del nostro territorio arrivare in tutta Italia, ogni donna artigiana e consulente mi ha aiutato a realizzare questo prodotto. E oggi il Torrombau è un prodotto riconosciuto a livello nazionale. Ecco, dottore, chiedo a lei perché parlava Nadia di dolci, no? Noi quando certo. Abbiamo in casa il nostro cane, mi viene in mente, siamo molto propensi a viziarlo, no? Quello che c'è nel nostro piatto solitamente vogliamo condividerlo con lui perché ci guarda con quegli occhi imploranti, è veramente difficile dire di no. Però devo dire che sempre di più il proprietario ha attenzione a quella che è la nutrizione del cane. Assolutamente. Siamo, come posso dire, il cane negli ultimi decenni, forse per comodità, forse perché, come ci hanno detto, è un alimento completo, viene somministrato come alimentazione la crocchetta, no? Siamo certo. Tutti abituati. E chi negli ultimi tempi è più, come posso dire, propenso ad un'alimentazione definita naturale, mi viene in mente la BARF. Certo. Io vorrei capire insieme a te questa figura del nutrizionista, perché è importante appunto che questa figura entri a far parte un po' della nostra mentalità di proprietari di cani? Certo. O gatti in generale. Ecco. Allora, la figura del nutrizionista, un po' come il medico veterinario, sono due figure professionali sempre più fondamentali nel discorso proprio anche dell'alimentazione dei nostri amici un po' a quattro zampe. Perché l'alimentazione è sicuramente importante per un discorso di salute, di prevenzione anche di diverse patologie. È vero che c'è una sempre più forte richiesta perché nasce da una maggior consapevolezza da parte proprio dei proprietari di
richiesta proprio verso queste figure professionali che, dove viene richiesto come nutrire al meglio i cani e i gatti. E qui mi sembra già da la scorsa recente fiera anche dello Zoomark del 2019 c'era proprio questa indagine dove quasi il 50%, mi è rimasto abbastanza in mente questo dato, dove proprio questa richiesta da parte del proprietario di queste figure e di queste consulenze in ambito alimentare. Nel diciamo, mercato si assiste appunto a diversi tipi di diete, come a diversi mangimi completi, per cui da quelle commerciali a queste diete sì, che sposano un po' una filosofia più naturale della dieta familiare piuttosto che diete crude, barf, con vantaggi ma anche degli svantaggi sicuramente, come peraltro anche mangimi completi oggi commerciali sono sempre più specifici anche nei confronti di tipo di razza anche dei nostri, del pet, piuttosto che anche legati a problematiche anche, certo, che ovviamente vanno incontro come noi umani, anche i nostri amici. Il discorso di questa figura quindi, ripeto, è sempre più importante proprio perché c'è sempre più questa richiesta di informazione su come nutrire al meglio un animale. C'è oggi, voglio dire, se noi pensiamo dai cuccioli dove c'è un certo tipo di alimentazione, soprattutto legato più a problematiche magari osteoarticolari o invecchiamento del cane, piuttosto che obesità, problemi di allergie, eccetera. Quindi è chiaro che l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale qui. E quindi è qui la richiesta da parte del proprietario di appunto avere delle informazioni per cercare di alimentare in maniera corretta il cane, certo, e il gatto. C'è da dire che sicuramente la vita media dei nostri animali di casa sicuramente si è allungata tantissimo, un po' come in campo umano, e questo certamente va anche seguito attraverso un'alimentazione corretta. Sono già alcuni anni che anche per quanto riguarda il medico veterinario comunque si sono andate a creare una sorta di checklist, di lista di valutazione anche nutrizionale quando si va a visitare appunto un animale, in modo da avere una sorta di anamnesi quindi anche sotto quel profilo, proprio per cercare di monitorare la salute del cane e prevenire anche certo, quelle che possono essere patologie. Ma è facile da notare, le stesse malattie che colpiscono i nostri animali di casa sono sempre più simili a quelle che possiamo, certo, riscontrare nell'umano, sono davvero tantissime, da quelle più ostiche da combattere a quelle più, come posso dire, veramente tristi ed impegnative. Mi viene in mente ad esempio una dermatite, che sicuramente, certo, nell'immediato non porta il nostro cane o il nostro gatto a morire, però comunque è un bel fastidio. Di dermatiti, certo, se ne sentono veramente sempre di più. Assolutamente. Come arrivare, come posso dire, a qualcosa di veramente più triste, ad esempio, che possono essere i tumori. Certo, tantissimi, certo, tumori nei nostri animali. Quanto l'alimentazione può aiutare, quindi quanto ha un'influenza sul benessere del nostro, mi viene da parlare di più di cani in questo momento, però cani, gatti, roditori, perché comunque vi occupate anche, certo, di conigli, che fanno sempre più parte comunque delle nostre case. Certo, ha un'importanza veramente sempre più fondamentale, è come dico sempre l'abbinamento quindi della gestione, e in questo rientra assolutamente il discorso alimentare. Quindi sono due figure, quella del nutrizionista e del medico veterinario, che sempre più entrano appunto in gioco per far sì che si cerchi anche di prevenire proprio, certo, questo tipo di patologia. Nadia,
sicuramente importante e basilare è quelli che sono gli ingredienti, le materie prime. Sì. C'è una ricerca da parte vostra proprio di utilizzare materie prime che siano il più naturali possibili, sì. Senza, come posso dire, troppi, non so, aiutami tu a completare, sì. Senza sì, troppi sì. Ingredienti artificiali che possono mettere in difficoltà quella che è la salute del nostro animale. Assolutamente sì, infatti la base della nostra società nasce proprio in questo, ed una grande ricerca che ogni giorno noi facciamo all'interno dell'azienda per trovare sempre di più quella che è tutta la filiera, che oggi è fondamentale anche nelle formulazioni poi degli alimenti dei nostri amici a quattro zampe. Noi facciamo proprio una forte ricerca in quelle che sono le materie prime e gli additivi naturali. Direi che da sempre, anch'io e chiaramente la nostra società oggi collabora con istituti di ricerca nazionale, internazionale, università, proprio per la ricerca e la messa a punto e protocolli di impiego anche di queste sostanze naturali che oggi sempre più entrano nel panorama di quelli che sono gli additivi che vengono utilizzati naturali in alimentazione, e hanno assolutamente delle funzioni e delle funzionalità specifiche, e altre partecipano comunque nel creare un benessere e quindi una prevenzione, certo. Proprio. Ecco, la domanda mi sorge spontanea, quindi anche in questo caso, quando andiamo ad acquistare il mangiare per i nostri cani, gatti, eccetera, ho già ripetuto, siamo sempre più attenti a quella che è l'etichetta, certo. No? La formulazione del prodotto. Certo. Cosa quindi ci deve mettere un po' in guardia e far preoccupare? Comunque, quali sono questi ingredienti che potrebbero mettere a rischio la salute del nostro animale? Ma allora, le etichette ormai sono chiaramente e certamente normate da delle leggi, le formulazioni. Però sicuramente voi avrete fatto delle scelte, adesso certo. Non per screditare, come posso dire, l'altra parte, però quali sono ad esempio le scelte che voi avete deciso di intraprendere, quello che avete deciso di scartare certo, dall'alimento? Noi valutiamo ad esempio. Assolutamente un basilare, un discorso di ovviamente di analisi e di composizione. Le materie prime che sono fondamentali ovviamente sia per un alimento secco come per un alimento umido è la carne e il tipo, la digeribilità delle proteine, il tipo di grassi che vengono utilizzati, i livelli anche e ovviamente anche quelli di carboidrati. E poi tutta la parte di prebiotica e probiotica, quindi tutto quello che aiuta a migliorare una digeribilità e porta quindi a un benessere anche nell'animale. Ecco, sicuramente questa, come posso dire, questa ricerca è anche grazie ai vostri spostamenti in queste certo, fiere piuttosto certo. Importanti. Noi su cosa puntano maggiormente, su cosa c'è maggiormente attenzione in questo momento, secondo voi, in queste fiere? Ma oggi c'è una ricerca sempre più di andare verso comunque il naturale. E su questo quindi c'è una ricerca che arriva dal campo umano e dal campo comunque anche del zootecnico e poi quindi nel PET, di sostanze naturali che abbiano un effetto funzionale, e quindi la ricerca di polifenoli, di antiossidanti naturali che aiutano quindi comunque il benessere, prodotti che abbiano un effetto anche proprio a livello intestinale, quindi sulla digeribilità, su quelle che aiutano a livello renale, visto tutte le patologie oggi sempre più frequenti. Su un discorso anche c'è molta ricerca anche sullo stato di invecchiamento del cane, quindi visto proprio l'età che avanza anche nei nostri amici a quattro zampe, quindi una ricerca per diciamo migliorare la condizione di vita ovviamente certo. Del cane e del gatto con una riduzione di quello che è la degenerazione cognitiva anche, no? Che si va ad avere ovviamente. Ecco, noi abbiamo fatto un discorso più ampio, no?
Però il nutrizionista si occupa proprio di formulare una dieta ad hoc in base al soggetto che si trova davanti. Quanto è importante, diciamo, analizzare le condizioni del soggetto che si trova davanti per formulare un piano di alimentazione, una dieta? È fondamentale, ecco perché si sposano benissimo le due figure del medico veterinario con quella dell'alimentarista, perché è chiaro che bisogna andare ad analizzare il soggetto che ti trovi di fronte in funzione della razza, dell'età, dello stato di nutrizione che è, del tipo di nutrizione che gli si sta fornendo, e da qui andare quindi a cercare la dieta diciamo migliore per alimentarlo, in funzione del tipo di dieta anche che il proprietario è più propenso a fornirgli, per cui dalle diete commerciali rispetto a queste diete anche familiari o barf. Come posso dire, questo quadro del cane o comunque dell'animale che il nutrizionista si trova davanti, come viene fatta questa analisi? Non so, attraverso esami del sangue? Assolutamente, o semplicemente c'è tutto, al di là del peso, si va ad analizzare quello che è quindi il body condition score, piuttosto che la massa magra, e poi tutta una serie di analisi dal sangue per valutare tutti i parametri e da lì quindi evidenziare che tipo di alimentazione, ovviamente anche andando a guardare subito anche l'aspetto di problemi di appetibilità e di rifiuto anche al cibo che ha. Certo. Noi magari siamo soliti a intervenire sul nostro animale quando si presenta una patologia, però oggi quello che abbiamo cercato un po' di far capire è quello di creare proprio un'alimentazione il più naturale possibile, il più mirata possibile per il nostro animale da compagnia, che lo accompagni dall'inizio fino alla fine della sua vita. Quindi non arriviamo a decidere di fare un cambiamento sull'animale soltanto quando abbiamo un problema. Certo. È importante quindi mantenere un certo stile di vita alimentare del nostro cane. Assolutamente, anche perché tra l'altro anche i cambi repentini sono assolutamente negativi. Poi in funzione del soggetto e del tipo di animale. Comunque certamente sì, è la prevenzione che con l'alimentazione si cerca proprio di andare su cui si cerca di andare a intervenire. Certo. Ecco perché il discorso di utilizzo anche di queste sostanze naturali, che chiaramente sono sostanze che aiutano e quindi possono avere un'azione preventiva. Difficilmente riescono con quello a curare assolutamente una patologia. Ti faccio una domanda che direi: questa è pazza. Allora, io quando porto in giro i miei animali, io devo assolutamente vedere come fanno i bisogni. Certo. Perché già da come li fanno capisci lo stato di salute, se sta mangiando. Poi ovviamente può capitare il giorno che, non lo so, motivo X vada storto, però in generale se il cane sta mangiando correttamente o il gatto, come si devono presentare le feci del feci nostro animale? Conformate, quindi di una colorazione non troppo chiara, nemmeno così scura, ma comunque soprattutto conformate. Ecco. Poi è chiaro che anche lì posso intervenire nel caso di una valutazione, con un'analisi per valutare, voglio dire, la presenza anche di parassiti piuttosto che... Certo. Quindi comunque in questo caso figura del veterinario, del nutrizionista, devono collaborare e andare di pari passo. Nadia, siamo quasi alla fine del vostro intervento qua in studio. Io vi voglio assolutamente ancora qui perché l'alimentazione è veramente la base della salute dei nostri amici di casa e non solo, perché poi oggi abbiamo parlato più che altro di animali domestici, ma abbiamo capito che il vostro ramo ovviamente è molto più ampio, vi occupate anche degli animali da reddito, da allevamento, e anche per loro sicuramente avere un'alimentazione, come posso dire, che porti ad avere un benessere è importante, fondamentale. Quali sono i progetti a breve? Cioè, come sta andando? Nel senso, so che tu sei sempre pronta. Adesso siamo in partenza per 5 fiere italiane. Caspita. Presenteremo quindi ufficialmente anche in tutta Italia i nostri prodotti a marchio e poi racconteremo la nostra storia, il nostro progetto imprenditoriale e la storia del nostro Torrombau, perché da questa storia si evince tutta la nostra politica aziendale che nasce
cresce proprio nel naturale e per il benessere animale. Ecco, dietro a un nome così simpatico per chi è di Cremona, che ovviamente il torrone è amatissimo. Esatto, dare e riconoscere qualcosa. Però c'è un senso molto più profondo di fare attenzione a non allungare anche dal nostro tavolo degli alimenti scorretti che possono far davvero molto male al nostro cane, perché principalmente sono loro che cercottano tutto il tavolo. E che si possono comunque viziare con qualcosa di gustoso e che non fa male, anzi fa complementare assolutamente. E questo nostro tour vuole essere anche un motivo di cominciare a dare sempre più informazione su quella che è la nutrizione dei nostri amici. Giusto, importantissimo. Io vi ringrazio, ricordo che qui con noi nella prima parte Nadia Bragalini, fondatrice di GEG Consulenza e Sviluppo, e il dottor Gianluca Gemo, anche lui fondatore di GEG Consulenza e Sviluppo. Noi ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità, ricordatevi che nella seconda parte si parla di addestramento e per la terza c'è una sorpresa, quindi rimanete con noi. Eccoci qua, bentornati dalla pausa pubblicitaria, prima parte dedicata all'alimentazione fondamentale, seconda parte dedicata all'addestramento. In studio veramente due donne tostissime che vi ho già presentato prima, ma ve le ripresento. Elisabetta Barbieri, istruttrice cinofila, titolare dell'Accademia del Cane di Piacenza, e una sua allieva Roberta Merola, che appunto ci racconterà della sua esperienza. Prima di venire da te, Betta, come hai detto di chiamarti Betta, io eseguo gli ordini in silenzio. Roberta, vorrei proprio capire da te come mai ti sei avvicinata a lei, perché è un po' fondamentale per capire poi quello che sarà lo sviluppo, no, di questa parte della trasmissione. Dunque, io mi sono avvicinata a Betta perché avevo bisogno di qualcuno che mi insegnasse a gestire un cane. Io ho sempre voluto cani grandi e mai cani piccoli, ho sempre avuto la passione del cane grande, però ho detto vabbè, poi rimando, poi lo riprendo, poi vediamo di qua e di là. E niente, ho cercato, ho trovato il cane che mi piaceva, però non è un bassotto, non è un Yorkshire, non è un cane che io sapevo gestire. Quindi mi sono affidata a diversi istruttori, a diversi educatori, e una volta approcciandomi all'obedience, una volta approcciandomi a lezioni fatte una volta al mese, di qua e di là, però intanto avevo casa distrutta, cane ingestibile fuori, io fuori di testa piangevo e mi lamentavo tutti i giorni. E non era più quello che io avevo idealizzato col cane, era diventato un peso, cioè per me il cane era diventato un problema. Dicevi, sono davanti 12-15 anni in questo modo, c'è solo che da spararsi, perché non era una vita. Insomma, non era vita. No, non era una vita. Poi non mi sono arresa, dopo 4 educatori, dopo 4 istruttori ho deciso di fare un annetto, 8-9 mesi all'incirca, in cui ho detto basta, lo gestisco io. Tanto per tanto, spendo solo soldi ma non ho niente in mano, me la cavo da sola. Finché poi, grazie a Instagram, Facebook, un po' di qua e un po' di là, ho guardato un po' le sue lezioni, ho visto, dicevo, ma com'è possibile che lei riesca a fare, cioè riesca a gestire tutti questi cani, riesca comunque a dare un aiuto a queste persone. Ho detto, va, la tento, la provo. Allora ci siamo sentite, l'ho contattata, e mi ha fatto una valutazione del cane, in cui appunto diceva che il mio cane si chiama Brandy, e niente, non ero io a gestire. Non ero io, è forse anche brutto dire gestire il cane, però non ero io ad avere, ad essere il capobranco, adesso con termini adatti, termini cinofili, non ero io a essere il capobranco, era lui che gestiva me. Quindi mi ha fatto capire all'inizio ovviamente io ero in un mondo fatato, in un mondo pieno di bolle perché non capivo niente, e continuando a fare comunque esercizi, continuando a frequentare l'accademia, continuando tutti i giorni, perseverando, perché questo è l'addestramento, anche questo, sono arrivata a un punto in cui il cane mi ha dato la risposta giusta, che forse stavo facendo bene, che stavo facendo bene. Quindi non ho più avuto distruzioni di divani, non ho più avuto distruzioni di niente. Io vivo oggi come oggi, vivo con un divano praticamente sfasciato perché non lo compro apposta. Non sono più caduta per strada, non ho più la tendinite al braccio, non ho più niente. Io vivo serenamente col mio cane.
Ecco, questo sicuramente è un racconto personale veritiero, perché qua proprio si è messa a nudo di fronte a quelli che sono stati gli errori iniziali, le mancanze. Il cane abbaiava continuamente in macchina ogni qualvolta. Insomma, la vita diventa infernale. No, è un inferno. Dopo chi non ha la voglia di proseguire o di iniziare comunque un percorso giusto, chi non ha la fortuna di trovare la persona adatta, no, a quelle che sono le sue esigenze, cosa succede? I cani vengono passati di mano in mano, i cani finiscono al canile. Di proprietà. Ecco, quindi questo è quello che non deve, Natalie, non deve io mi succedere. Metto, io, c'è stato un certo punto della mia vita che le dicevo, io mi metto nei panni di quelle persone che hanno, che prendono i cani così alla sprovvista. Forse tra virgolette, come, ecco, la scelta del cane con me non c'è stata, nel senso che io non ho fatto una scelta del cane. Io ho scelto quel cane, mi piaceva, l'ho preso e l'ho scelto e ho detto, boh, vai. Oh, va, va. Mi piaceva esteticamente, mi piaceva perché volevo adottarlo, cioè mi piaceva in tutti i sensi. Ho detto va, poi lo porto con me in maneggio, vado a montare, mi porto dietro il cane, alla faccia. Non è stato così, cioè tutto il mondo fatato, il Walt che Disney, creata, non c'era. Certo. Esatto. E mi sono fatta una domanda, ma non per dire che bisogna abbandonarli, cioè non è questo il messaggio, però mettiamoci nei panni di quelle famiglie che fanno il mio stesso errore, di prendere un cane così. E non sanno più da che parte... Qual è la soluzione? Qual è la soluzione ottimale? Abbandonarlo, che è sbagliato, giusto? Allora perché? Cioè io non mi sono mai arresa, ho cercato la persona giusta e l'ho trovata. Il messaggio è l'addestramento, affidarsi a una persona, affidarsi a questa persona che ci può aiutare, che perché le regole capace, sono però, quelle. Perché il problema, appunto, tu avevi non già demordere. Fatto un percorso, brava, determinate e prove e non era andata bene. Adatta. Non aver paura di dire no, tu non vai bene, non mi stai dicendo le cose giuste, non vai bene. Betta, vengo a te, perché insomma Roberta è stata molto chiara e anche dura, no? Su alcune parole, però è quello che lei ha provato in quei momenti, che è quello che provano tante persone quando portano il cane a casa, come posso dire, senza troppa consapevolezza, senza troppa conoscenza, perché, come diceva lei, si creano, no, nella testa questa favola che noi possiamo vedere in un film, che noi possiamo vedere un amico che ha un rapporto fantastico con un cane, e quindi pensiamo che anche noi avremo facilmente tutto questo. In realtà, il più delle volte, non va mai così. Okay. Perché non va mai così? Perché la gente parte dal presupposto che il cane viva sia un bambino a quattro zampe. No? E non ha per niente un bambino a quattro zampe. In primis non vive in un mondo verbale come noi, ma vive principalmente in un mondo olfattivo e di energia. Quindi il canale comunicativo che la gente usa solitamente col proprio cane è quello che usava lei anche. Anche perché continuamente, continuare a parlare al cane, e il cane quando gli parli non capisce. Cioè, sicuramente nella mia esperienza il cane tra tutti gli animali domestici è quello più empatico. Che cosa vuol dire? Che è quello che capisce, intuisce di più anche, diciamo, la parola, però sicuramente non vive in un mondo verbale. Quindi il canale comunicativo primo che l'uomo usa con il cane è sbagliato. Poi c'è il cane geneticamente più docile, che magari tutti questi errori che uno fa in buona fede te li perdona. C'è il cane che invece è un cane con una genetica magari un po' più, diciamo, indocile, un po' più selvatica, un po' comunque di diversa, che se non trovi quel canale comunicativo giusto ti crea dei problemi. E solitamente adesso la maggior parte delle volte, quello è Aldo, il mio pastore belga malinois, e solitamente il più delle volte la gente ci sceglie anche in questo momento storico delle razze con una genetica particolare, perché molto spesso, fammi qualche esempio, cani che vanno molto di moda adesso sono gli Akita Inu. Quello è un mio allievo con la sua padroncina, che è arrivata da me totalmente disperata, perché il cane spaccava, distruggeva tutto in casa. Tosti, gli Akita. Gli faceva, sono cani estremamente intelligenti però, sono cani proprio perché sono così tanto intelligenti. Infatti, se tu non fai giusto, ti non ti regali, ti mettono, esatto. Lei è stata molto brava, perché comunque ha fatto un grande percorso. Il cane all'inizio non riusciva, cioè gli faceva fare scinautico, voleva addosso gli altri cani, era una cosa allucinante. Adesso se lo porta tranquillamente dappertutto. Andate, è quello che poi si vede continuamente in giro, la gente, sì, che sì, fa, sì, scinautico. Un altro cane che va molto di moda adesso, io ne ho tantissimi al mio campo di addestramento, lupo cecoslovacco. Sì. Un cane con un animale con una percentuale lupina altissima, quindi un'indocilità pazzesca.
che però magari è costretto a vivere in un appartamento in centro città, capisci? Per cui insomma sono comunque dei cani che devono essere portati in un posto dove c'è qualcuno che può aiutare. Io solitamente quello che faccio non insegno il cane, io cerco di essere il filtro tra il padrone e il cane, per far sì che questi due esseri viventi, che sono due specie aliene, poi se ci pensi, perché sono due specie diverse, riescono a parlare bene o male la stessa lingua. Ecco, ma prima di venire a quello che è il vostro addestramento, no? Quello che porti in campo, mm-hmm. Betta, raccontami di te, come arrivi a questa formazione, a questa consapevolezza che stavi intraprendendo una strada che per te è quella in questo momento vincente, quella giusta. Io ho sempre amato tutti gli animali, da piccolina portavo a casa qualsiasi cosa, dal riccio al gatto, i miei genitori erano disperati. Detto questo, a 23 anni ho iniziato a studiare per lavorare con gli animali, con i piccoli animali a 23 anni. Ho fatto un corso universitario da tecnico veterinario, un triennio, e poi ho iniziato a lavorare in ambulatorio all'estero, a Dublino, perché abitavo in Irlanda io prima, quindi quando ho iniziato avevo 23-24 anni, ho iniziato subito. Lavorare in ambulatorio è bellissimo, il veterinario è una figura nobile perché fanno, però non era quello, lavorando in ambulatorio poi mi sono resa conto che non era quello che volevo fare io, perché io volevo un'interazione con l'animale diversa, nel senso che il cane non sa che o il gatto non sa che gli metti la gocanula in vena per il suo bene, al bambino glielo puoi spiegare, guarda ti faccio la puntura, sentirai male ma poi starai bene, no? Quindi solitamente sai, un cane non è contento di vedere un veterinario, o comunque un infermiere veterinario, o comunque un tecnico veterinario, quindi volevo trovare qualcosa che mi facesse interagire con l'animale in modo diverso, quindi ho iniziato sempre là, in Irlanda, a fare dei corsi di addestramento. Sono tornata in Italia, mi sono fatta una gavetta allucinante, ho avuto la fortuna di trovare dei bravi maestri, che mi piacerebbe portare qua anche un giorno se ci inviterai. Ma in Irlanda com'è la cultura cinofila? In Irlanda, guarda, la cultura cinofila è un po' diversa perché c'è una grande differenza, c'è la parte del pet, quindi dell'animale da compagnia, e c'è la parte dell'animale da lavoro, no? Per cui è molto difficile che tu trovi un Rottweiler a guinzaglio in centro a Dublino. Il Rottweiler sarà magari nella grande fabbrica della Guinness a fare la guardia nel cortile, capisci? In centro a Dublino troverai, che ne so, la vecchietta magari col Golden Retriever di 200 kg, per dirti, no? Oppure il Beagle. Là i Beagle sono stati selezionati da molto più tempo come cani da compagnia, quindi nei paesi anglosassoni il Beagle è un cane tranquillo, non come qua che sono... E quindi c'è un bel tasso, perché ormai nella nostra società, se tu ti guardi in giro, veramente trovi al guinzaglio nel centro tutte le razze, cioè non ci sono razze tra virgolette discriminate. Ormai in famiglia, come cane proprio da compagnia, hai razze che tuttora purtroppo l'abbiamo visto a Milano. Se ti interrompo, hai detto una cosa molto importante: in centro. Tu pensa quanto un lupo cecoslovacco ami andare in centro a fare delle vasche il sabato pomeriggio. Una persona che si prende un lupo cecoslovacco lo dovrebbe portare a fare delle belle corse nei campi, sicuramente non, no? Un'altra razza che va molto di moda adesso è il Weimaraner, sì, che è un braco tedesco, che sono cani con una genetica schizzatissima, che non si prendono neanche i cacciatori per lavorare. E adesso le città sono piene di Weimaraner, ogni un sacco in addestramento. Infatti, perché, quello che volevo dirti è che proprio in città ormai trovi qualsiasi razza, anche proprio come cane di famiglia, il Rottweiler, il Caucaso, che mi sembra di intravederne uno là in foto. Un cuccioletto di... Quella è una pitbullina? Quella di fianco. Sì, poi magari la porterò la prossima volta. La pitbullina bianca è una cagnetta che io ho visto, che è mia adesso. Avevo visto che aveva 2 mesi e mezzo, era il cane di una signora fantastica, bravissima, però non adatta a tenere un cane del genere. Io ho fatto una valutazione del cucciolo e ho detto: questo cane morderà. A 6 mesi, neanche compiuti, ha morsicato una bambina, sì, in faccia, tra l'altro. Però anche lì il cane aveva dato 1200 segnali, no? Non era un cane che, come senti adesso, il cane è impazzito, no? Il cane dà 200.000 segnali prima di andare a fare un errore così grande, che l'occhio è inesperto e quindi sì, la gente non se ne accorge. E il cane è pazzo, un certo punto. Cane è pazzo, no? Lei, vabbè, la signora poi vabbè me l'ha portata, adesso con me adesso ha un anno e un po' quella cagnetta lì, adesso non ha più morso nessuno, è stra gestibile, la gestiscono tranquillamente anche le ragazze che mi aiutano. Sì, poi la gestione non è... È più difficile forse non saperli gestire che gestirli, sembra un controsenso. Imparare proprio a
esatto, vivere con loro, cosa, a comunicare e riconoscere i segnali. La cosa bella del cane che la gente non capisce è che il cane è semplice. Sì. Siamo noi che andiamo a prendere, no, forse adesso è così perché è stato, ha subito un trauma quando aveva tre. No, no, no. Il cane, la mente del cane è bianca o nera, non è grigia. Se il cane fa qualcosa, lo fa perché sa che può farlo, capisci? Quella cagnetta lì aveva una genetica aggressiva, indocile, ma non perché era matta, perché l'aveva ereditata dai suoi genitori. Non è stata gestita bene, la gerarchia non gli è stata data, non le sono state date le ma in buona fede ci mancherebbe, perché le persone che ce l'avevano erano fantastiche. E quindi lei ha sbagliato, la bambina probabilmente l'ha toccata in un momento che non voleva essere toccato, il cane non te lo può dire con la voce, lasciami stare perché in questo momento non voglio che mi disturbi, gli ha detto con la bocca. Per fortuna non è successo niente, ecco, di grave. Metta la genetica, no? Quando noi andiamo a portare a casa, perché poi parleremo anche di meticci, no? Certo. E lì magari c'è un po' un mix, sì. Ma quando noi andiamo a portare a casa una determinata razza, dovremmo anche un attimino informarci a quelle che sono le origini, per cosa, certo, è stato selezionato, perché, certo, sicuramente l'uomo ha messo la mano, li sta, come posso dire, plasmando sempre di più, sì, a essere cani da compagnia, togliendo quelle che sono, come posso dire, le vere caratteristiche, no, della razza, purtroppo, purtroppo. Certo, bravissima. Però quanto è importante informarci, perché non è detto che un Akita, un Caucaso, un Pitbull, adesso qualsiasi razza, sia adatto a noi. Cioè, certo, quello che è l'origine della razza è importante da sapere prima di portarci a casa, sì, non il colore, gli occhi, il pelo, certo, o la moda in sé. Sì. Ci sono due cose importanti da dire. La prima è che una cosa è l'appartenenza alla razza. Adesso sto parlando un po' cinofilo, però cerco di spiegarlo in modo semplice. Quindi cosa vuol dire? Che quello è un golden retriever perché ha le orecchie così, ha il pelo così, il muso così. Un'altra cosa però è la selezione, ok? Quindi adesso purtroppo nel momento che una razza va di moda, molta gente si improvvisa allevatore e quindi non tiene più conto delle caratteristiche caratteriali, no? Quindi che il golden ad esempio deve essere docile, no? E fa accoppiare magari dei golden che sono iperattivi e quindi ti trovi magari delle cucciolate di golden retriever, però caratterialmente sono dei boxer. Quindi sì, purtroppo ci sono un sacco di razze rovinate perché vanno di moda. Adesso, prima avete visto un pastore belga Malinois, guarda, questo è un Weimaraner, questo è un altro cane che ha fatto un ottimo percorso, un cane segnalato che aveva morsicato tante cose, adesso tranquillissimo, non morde più, ma perché la padrona è stata molto brava nel seguirmi e nell'insegnare al cane. Comunque, scusa, ad esempio adesso il pastore belga Malinois, sai qual è il pastore belga, certo, Malinois? Sono i cani quelli usati nell'esercito. Mm-hmm. Adesso purtroppo, grazie a vari film e vari telefilm, la gente ha iniziato a conoscerlo. E quindi sono spuntati tutti questi allevatori che ti assicuro che in un paio di anni rovineranno una razza che invece è una razza fantastica, perché è una razza che, insomma, è una, questo, no? Per cui purtroppo questa cosa delle mode va veramente a sfavore di questi cani. Tra l'altro nel Malinois mi hanno raccontato che, sì, ci sono due linee, quella da lavoro e quella di bellezza, che in teoria non dovrebbe molto esserci questa cosa, cioè il Malinois dovrebbe avere quel carattere, poi dopo lo vuoi far lavorare o che gli vuoi far fare una, sì, carriera espositiva, ma proprio c'è una differenza estrema. Sono cani antisommossa questi, come fai? Vabbè, poi lì entriamo in un altro tipo di discorso. Comunque, certo, se io sono un allevatore di Malinois, che voglio fare solo le esposizioni, è logico che cercherò di far accoppiare degli elementi carini esteticamente, ma non col temperamento del Malinois, perché sul ring, però quando deve sfilare, dopo un po' a Malinois, creare due linee differenti. Però è sbagliato, bisognerebbe guardare l'estetica, ma guardare anche la parte caratteriale. No, la seconda cosa, perdonami, dimmi, che ti volevo dire riguardo quello che tu hai detto, è che l'uomo proprio si dimentica che il cane è stato tirato fuori dal lupo come animale utile, capisci? Quindi prendersi un cane che sia anche come i cani che hai tu, no? Quindi dicevi che hai Rottweiler, gli Asia centrale, così, pensando sono cani da compagnia, fai l'errore più grande che puoi fare. Assolutamente. Perché la razza, l'unica razza considerata, tra virgolette, una delle poche razze considerate, tra virgolette, da compagnia è il carlino, però anche il carlino, se lo tieni come peluche da divano, ti assicuro che gli farai fare una vita non degna. Quindi ricordiamoci di non solo riempire la pancia
al nostro cane, ma anche la mente sociale, perché purtroppo adesso la maggior parte di cani cosa hanno? Hanno la pancia piena di cibo, ma la mente sociale vuota, e poi allora succedono tutte quelle brutte cose che sentite al telegiornale. Ecco, leggo sulla tua maglietta keep calm and io insegno l'addestramento classico. Cosa intendiamo quindi per addestramento classico? Più o meno quello che ti ho detto adesso, no? Uno pensa che addestramento, fare addestramento al cane sia insegnare il seduto, insegnare il terra, insegnare a stare al piede, in realtà non è quello. Insegnare al cane vuol dire trovare quel canale comunicativo col quale il cane ti darà la collaborazione. La collaborazione, e non parliamo di cani soldato che diventano soldatini assolutamente, ma cani collaboratori. Nel momento, e il problema poi sai cos'è? Anche come hai detto, parlavamo prima di cani adulti, che la maggior parte di gente che viene da me viene quando viene fuori il problema, quindi quando ho già il cane adulto che ha fatto qualche pasticcio a casa. L'ideale sarebbe invece venire quando il cane è cucciolo, in modo che non devi correggere ma insegni, no? Quindi è tutto più semplice. Quindi come, allora, diciamo, uno si porta a casa un cane, speriamo che abbia fatto questo percorso, magari sempre seguito da un istruttore che lo possa consigliare, e veramente è fondamentale, perché se riuscite ad azzeccare il cane giusto per voi, la vostra vita sicuramente sarà, come posso dire, per la metà più facile. Dopo bisogna anche lavorarci. Quindi ci portiamo a casa questo cane, questo cucciolo, perché adesso parliamo di cucciolo, indipendentemente dal meticcio di razza, qual è il percorso corretto che un proprietario dovrebbe affrontare con il proprio cane? Dovrebbe sicuramente, innanzitutto prendere, farsi consigliare da un professionista, no? Che tipo di razza prendere, se prendere un cane già adulto, se prendere un cane magari cucciolo, se prenderlo in canile, se comprarlo in un allevamento e tutte queste cose qui. Poi anche lì magari un'altra volta parleremo dell'allevamento giusto, dove prendere il cane, perché purtroppo anche lì ci sarebbe da aprire un capitolo. Comunque, qua una passeggiata. Poi nel momento che ho il cane giusto si va in un centro di addestramento serio, dove l'istruttore, l'educatore, l'addestratore ti farà una valutazione del cane. Come si fa una valutazione del cane? Si fa una sorta di manipolazione, si mette il cucciolo in condizione di magari vedere come reagisce ai rumori, ad esempio, alla vicinanza degli altri cani, alla vicinanza di oggetti diversi, alla vicinanza di tante cose, per capire che tipo di cane ho in mano. Una cosa che io mi sento dire tantissimo, soprattutto dalle persone nuove, è questa: e no, sono andata in questo allevamento e il cucciolo mi ha scelto lui, no? E io dico, ma come ti ha scelto? E la risposta è sempre quella. Tra tutti è stato il primo che mi è venuto incontro, ha iniziato a mordermi le stringhe della scarpa. Era semplicemente quello più, sicuro e più dominante, quindi ti porterai a casa il cucciolo più sicuro, un cane dominante. Invece la gente che ha tutta sempre questa interpretazione di Walt Disney, no? Dice, no, mi ha scelto lui. Oppure quelli che mi dicono, no, l'ho salvato perché era il più piccolo, era nell'angolo, era tutto picchiato dagli altri fratelli. Va bene, l'hai salvato, però ti porterai a casa quello più sensibile della cuccia. Quindi anche lì, insomma, bisogna... Lì se l'allevatore fosse veramente serio, preparato, eccetera, sa consigliare in base alla persona, non farlo scegliere alla persona, ma dovrebbe essere lui a sceglierlo per la famiglia o per il futuro. Ci sono gli allevatori seri? Ma assolutamente sì. Io ne conosco diversi. Io sono stata fortunata nel mio cammino, forse vabbè un po' perché questa trasmissione mi ha formata, io so dove andare o comunque chi escludere caso. Ci sono un sacco di... E poi nel momento che il cucciolo ha tutte le vaccinazioni, se parliamo di un cucciolo, si può subito iniziare un percorso di addestramento tra virgolette, che sarà solo abituare il cagnolino al collare, magari alla pressione del guinzaglio, la distanza di sicurezza, ma più che altro quando una persona viene con un cucciolo, nelle prime volte dopo che ho fatto la valutazione io spiego la gestione del cane in casa per non fare degli errori subito. Questione del cane in casa, perché lo diciamo sempre che è importante innanzitutto che sia una persona o che sia tutta la famiglia avere le stesse regole tutti insieme, non che uno permetta e l'altro ti dico sgridi. Su questo. Allora dai, raccontami. Perché il cane non è come il telefonino, nel senso non funziona con me e poi lo passo a te e funziona anche con te, perché se fosse così non esisterebbero i cani da guardia. Un cane addestrato con me, addestrato col postino, addestrato col vicino di casa, col ladro, no? Quindi la buona notizia è che se tu vieni ad esempio con il tuo cane nel mio campo di addestramento, quello che tu insegni di corretto al tuo cane, tuo compagno, tuo marito, se farà sbagliato non lo distruggerà, cioè non glielo toglie. Sicuramente il cane con te farà
bene e con lui se non interagirà nel modo giusto non farà in modo corretto. Sarebbe meglio se tutti i componenti della famiglia facessero bene o male, utilizzassero lo stesso canale. Linea, sì, però quello che tu fai di buono col cane, tuo marito non lo distrugge. Mia mamma, poverina, mi viene a trovare, i miei cani la usano un po' come pungible delle volte, tra virgolette. No, l'addestramento, scusa Robby, l'addestramento smussa gli angoli in generale, ovviamente, però il cane, se tu fai giusto, fa giusto con te, se il tuo compagno fa sbagliato, col tuo compagno lo prenderà in giro. È una buona cosa questa, troppo no? Troppo buona, allora, d'ora in poi. Io sono un po' in generale a casa, che i miei cani devono essere gestiti tutti. È meglio fare il cane, anche perché con le stesse regole. Certo, sì. È un po', dunque, poi perché il nostro linguaggio dovrebbe essere il linguaggio universale, capito da tutti gli altri esseri viventi, no? Se ci pensi. Vero. Cioè, io parlo, la gallina non capisce se gli parlo perché il cane... Perché il cane deve capirmi, perché il cavallo mi deve capire se parlo... Quindi cioè, regole in casa? Principalmente... O comunque, scusa, domanda contraria. Sì. Gli errori che noti di più nelle persone che si avvicinano a te, di casa, errori di casa sì, che ovviamente sì, poi si rispecchiano anche nel... Il parlare tantissimo col cane. Fuori di casa. Parlare, il cane non vive in un mondo verbale, per cui molto spesso lo si confonde, più gli parliamo... Se tu più. Gli dica che vai a fare la spesa, al cane non gli interessa, anche perché non lo capisce, no, ma è vero. Messaggi contrastanti. Tu pensa un attimo: una persona entra dal lavoro, no? Il cane arriva e gli salta addosso. E la persona, bravo, Tato, inizia comunque a agitarlo. E poi però lo graffia e dice: no, vai via, aia, basta. No? Che messaggio dai al cane? Saltami addosso o smettila? Quindi tutti questi messaggi qua, che sono messaggi che il cane. Cioè, coerenti. Essere coerenti. Soprattutto con la gestione delle risorse. Il cane vive in un mondo gerarchico, quindi più tu gli metti a posto la gerarchia, più gli fai un favore. Io dico sempre ai miei allievi, il cane, il regalo più grande che potete fare al cane è di dargli delle regole, perché di solo amore il cane non vive. I canili sarebbero vuoti, no? In canile non ci sono cani acculturati che hanno fatto dei percorsi del genere, guardate, ci sono cani poverini, ignoranti, perché non sono stati acculturati dalle persone. Non troverete mai un cane come quella Golden e che vedete. Un cane adulto? Quindi la stessa ad esempio cosa. Adottato in canile riesce a lavorarci? Certo. C'è l'analisa che... La gestione delle risorse, quindi gestendo le cose importanti per il cane, che sono quelle basiche, quindi il cibo, le coccole, la passeggiata, il territorio, il gioco, quelle cose lì, gestendo in modo corretto queste cose, il cane ti vede come un punto di riferimento, nel momento che ti vedo come un punto di riferimento ti mette la vita in mano e allora sì, da lì potrai vivere di rendita per il resto della vita, se comunque mantieni... Quel tipo di atteggiamento. Ad esempio la carezza è una risorsa importantissima per il cane e molta gente la usa in modo scorretto. Tu pensa che la carezza è premiante, no? Perché è come se il cane ricevesse una leccata quando lo vado a carezzare. Quindi un cane che ha paura, molto spesso cosa si fa in casa? Un cane che si spaventa per il temporale. No, Tatino, non ti preoccupare, non succede niente. In realtà la mia carezza sta premiando la sua paura, quindi gli faccio venire ancora più paura. Un cane che lo vedi spesso dal veterinario, certo, questo. Bravissima. Dal veterinario le persone che chiacchierano come me e te col cane a terra hanno il cane o il gatto anche stessa cosa. Hanno il cane tranquillo, le persone che continuano a carezzare il cane hanno il cane in shock che continua a tremare. Quindi ad esempio dal veterinario come possiamo superare quel momento? Ignorare. Poi nel momento che io gerarchicamente sono un punto di riferimento per il mio cane, perché gli trasmetto tranquillità e gli trasmetto che gestisco io quello che sta succedendo, il cane capirà che gli gestisco anche la sua paura, quindi la sua paura diminuirà perché ci sono io che comunque gestisco la situazione. La macchina, ad esempio, farli salire in macchina quando proprio è dura e lì, è faticosa, come bisogna fare dei piccoli tratti, bisogna non consolare il cane, come stessa cosa, no? Quindi se io ho il cane che tipo porto a casa il cucciolo mi vomita in macchina perché la prima volta insomma l'ho tolto dalla mamma, dai fratellini, così. Quindi la volta dopo, ricordo, il cane vive in un mondo molto di energia, no? La volta dopo io sono prevenuta perché la volta prima mio cucciolo ha vomitato, quindi cosa farò? Titino, siamo arrivati, non ti preoccupare, e quindi sarò io 100% che lo farò vomitare. Quindi piccoli tragitti, senza stare addosso al cane, magari con un po' di musica, magari usando anche un trasportino, il trasportino per viaggiare in macchina dà un sacco di sicurezza al cane, perché lo fa sentire nella tana, no? E aiutarlo in progressione.
in progressione. Bisogna partire sempre dal presupposto che il cane non ha l'interpretazione della situazione come ce l'abbiamo noi. Se io la prossima volta che verrò qua con i miei cani, noi sapremo già da una settimana chi sarà una tua ospite. Il mio cane si troverà qua, con le luci, i cameraman, le foto degli altri cani e tutto. Quindi io dovrò essere il suo tramite che gli dirà: non c'è problema, sono io che gestisco, tu stai qua con me e stai tranquillo. Betta, ti chiedo una cosa. Ciao. Di un caso che conosco da vicino, non è un mio cane. Allora, questa cagnolina che ha passato tutta buona parte della sua vita in un canile del sud, quindi non so le condizioni, è arrivata per vie traverse in questa famiglia. La cagnolina inizialmente era letteralmente traumatizzata, proprio che non si muoveva dal divano, e pian piano con gli altri cani si è sciolta, se non che ha mantenuto l'abitudine di fare la pipì in casa, nonostante esca la faccia. Lei appena rientra in casa fa una, come posso dire, un po' di pipì, però lei deve farla sempre comunque. Sì. Si può lavorare su un caso del genere? Sì, bisognerebbe vederla. Però hai toccato un altro punto interessante, perché uno, quando prende un cane di cui non si sa il passato, oppure che ha avuto un passato traumatico, dice: adesso il cane si comporta così perché è successo questo. Bisogna ricordarsi che il cane in realtà vive nel presente, non vive nel passato. Loro hanno una capacità di superare i traumi che è molto 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 più grande di noi. Poi è logico, se ho un cane che ha una genetica magari un po' insicura, in cinofilia si dice che ha una tempra bassa, no? E che magari nel periodo importante, nel periodo sensibile, viene magari isolato, viene maltrattato, è logico che questo cane svilupperà comunque, diciamo, un minimo di disagio, no? Nel momento che viene messo in un contesto più idoneo. Però gestito bene anche quel cane può recuperare la situazione. Il cane vive nel presente. Siamo noi molto spesso che diciamo: ma poverino, lui è stato picchiato quando era piccolo, per cui adesso è così. No, sono io spesso che gli trasmetto questo tipo di insicurezza. Ricordatevi che un capobranco, anche se non è proprio il termine corretto, perché noi non siamo cani, quindi comunque il punto di riferimento in un branco, di quello che è sopra il trono nella piramide gerarchica, ha sempre un'energia positiva, ha sempre un'energia comunque autorevole, no? Per cui il mio: poverino, chissà cosa ti è successo, non dà al cane quell'energia di cui lui ha bisogno per prendermi come punto di riferimento. Quindi cerchiamo sempre di essere molto zen quando comunichiamo con i nostri cani, perché è quello di cui loro hanno bisogno. Ti chiedo l'ultima cosa, che poi dopo andiamo in pausa pubblicitaria. Sì. Socializzazione, che spesso viene confusa per far incontrare i nostri cani al guinzaglio. E poi dopo succede. Sì, un... Esatto. Socializzazione di cui il mio cane ha bisogno è la socializzazione che, ad esempio, io potrei essere qua con il mio cane al guinzaglio, tu potresti essere lì con la tua e tu potresti essere lì con Brandy. Questo sarebbe una situazione di socializzazione. La gente, la passeggiata è un'altra risorsa importante. Tantissima per il cane, Natalie. E tu pensa, in passeggiata, dove è il momento in cui finalmente il cane fa il cane, per cui usa l'olfatto, si diverte, tutto, io cosa faccio? Porto il cane in questi parchetti mini a giocare con gli altri cani che non sono manco del suo branco. Quindi in un momento in cui dovrei cercare di creare il binomio col mio cane, io me lo allontano, perché lo mando via. Quindi lo addestro al contrario. Quindi la socializzazione è importante, ma deve essere una socializzazione ai rumori, a salire in macchina, a stare sotto controllo in presenza di altri stimoli antagonisti. La socializzazione nei parchetti, adesso dirò una cosa che va molto contro, però una cosa che va contro, diciamo, quello che la maggior parte della gente fa, però comunque è così. Le aree di sgambamento sono dei posti dove regna l'anarchia, e invece il mio cane ha bisogno di gerarchia, e soprattutto ha bisogno in passeggiata di fare un legame con me, non di fare un legame con un altro cane che vedrà magari una volta alla settimana, capisci? Per cui la socializzazione deve essere fatta non come si pensa, non sicuramente come porto il cane nell'area di sgambamento, come se portassi il bambino al parco giochi a giocare con gli amichetti, perché ti ripeto, il cane non è un bambino a quattro zampe, ma un essere totalmente diverso. Bello, su queste parole io direi che andiamo in pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché loro saranno ancora qui, ma arriva la sorpresa. Ben
bentornati dalla pausa pubblicitaria. Come vi avevo anticipato, c'è una piccola sorpresa per voi, perché per la prima volta da quando io conduco Cani e Gatti, qui in studio ci sono oche, anatre e un gallo. Perché sì, io amo da morire questi animali. Solitamente nella nostra concezione, purtroppo, questi animali vengono solo, come posso dire, collegati a un nostro pasto. In realtà c'è un mondo che forse in pochi di voi conosceranno, anch'io sono totalmente, come posso dire, estranea, ma lo voglio conoscere, un mondo di questi animali a livello, diciamo, ornamentale. C'è chi è appassionato e veramente seleziona questi animali, e ve lo presento subito. Lui è Riccardo Cellini, tecnico di campagna. Sei arrivato qua da Forlì, io ti ringrazio per tutta questa strada e il tempo che ci dedichi. Allora, prima di parlare di loro, che sono meravigliosi, tra l'altro abbiamo delle anatre piccolissime che non sono, diciamo, cuccioli, passami il termine, poi tu mi dirai il termine giusto, ma sono già adulti, hanno proprio una stazza piccola piccola. Raccontami di te, come sei arrivato a questa passione di selezionare gli avicoli e che mondo quindi oggi conosceremo. Allora, io sono classe 1988, ho studiato agraria a Cesena, come tecnico, e lì praticamente abbiamo conosciuto le prime razze. In quel momento c'era il recupero del pollo romagnolo, che è un pollo praticamente considerato estinto, e di lì mi sono avvicinato praticamente all'avicoltura. A casa abbiamo sempre avuto animali, abbiamo allevato cavalli, pecore, per chi ne ha più ne metta. Ogni 5 anni praticamente cambiavamo indirizzo zootecnico, tra le altre cose. E praticamente in quel periodo lì sono arrivate le prime anatre, le prime galline, e abbiamo partecipato alle prime mostre, alle prime competizioni. E fondamentalmente è strutturato come il mondo anche dei cani, nel senso che c'è un organo internazionale, che è l'ente europeo per l'avicoltura. Sotto di quello vi sono, come c'è, che nei cani si chiama la ENCI. Noi poi ogni nazione ha la sua, che è appunto quella italiana, è la FIAV. La FIAV poi ha per ogni regione un'associazione, un club, e io faccio parte di quella romagnola, Emiliano-Romagnola, e però dopo c'è quella lombarda, eccetera, eccetera. Prosegui. Lo scopo di tutto questo praticamente è proteggere le razze storiche, non solo le razze storiche italiane, ma anche quelle europee e più in generale a livello mondiale. Io qui ho portato delle razze che vengono o dall'Inghilterra, come l'anatra nana, che appunto non sono cuccioli, ma sono proprio animali adulti. Se non mi ricordo, il maschietto ha 2 anni, la femmina ne ha 3, eccetera, eccetera. Razze tedesche come l'Amburgo, che è questo gallo qui. Questo qui è un American Buff, il nome vi dice già un po' da dove viene. E qui c'è un'altra coppia di anatre nane e un maschietto di anatra di Campbell, che è questa inglese. Quindi praticamente lo scopo è preservare queste linee, queste genetiche che provengono dai posti più disparati, e mantenerle non solo in purezza, ma diciamo che lo scopo è mantenere sia l'aspetto esteriore, quindi l'estetica, la livrea, la conformazione strutturale, la morfologia, eccetera, eccetera, ma anche le loro capacità. Cioè, l'anatra nana, adesso fortunatamente sono abbastanza tranquille, è stata selezionata come animale da richiamo, cioè noi, perché parliamo di, cioè, la domesticazione degli uccelli, comunque in generale degli avicoli, risale tipo 6-7 mila anni fa, subito dopo l'agricoltura, e c'era l'esigenza di andare a caccia fondamentalmente, e quindi venivano utilizzate come richiami, soprattutto a livello del XIX secolo, al XIX secolo gli olandesi, in modo particolare gli inglesi, selezionano quest'anatra che è estremamente canterina, proprio perché comunque l'avicoltura nasce con lo scopo iniziale di alimentare le popolazioni, cioè le fattorie, eccetera, eccetera. La Campbell prende il nome da chi l'ha creata, ha delle Campbell inglese, ed lei è una razza, è la migliore vaiola che ci sia come a livello di anatre. American Buff, niente, lei fa la guardia, ma è solo... Fanno una guardia spietata le oche, possiamo dirlo. Allora, sicuramente avvisano, perché anche loro sono molto brave, almeno io ne ho 2 a casa, è una vita che abbiamo una coppia di oche, addirittura
Il maschio mi era arrivato ad avere, mi è morto a, non mi ricordo se 17 o 19 anni, comunque veramente molto longevo, sì. Che forse in realtà in pochi conoscono le reali età di maturazione di questi animali, purtroppo. E loro avvisano quando arriva una macchina, soprattutto di notte o quando qualcuno si muove o c'è qualche presenza estranea, no? Quella che è la normale routine, sono bravissime a avvisare. Sì. L'esempio famoso è quello delle Oche del Campidoglio, esatto. Quindi se andiamo indietro parecchio nel tempo, all'epoca ancora che Roma doveva diventare impero, quando i Galli provarono a saccheggiarlo, diedero a loro l'allarme alla cittadinanza in modo da potersi difendere, di qui appunto l'oca del Campidoglio. L'oca è il vantaggio che è un animale estremamente territoriale, è un animale che vede perfettamente al buio, rispetto della gallina che invece non vede una cippa, proprio se non mi è mai capitato andare in un pollaio la sera col buio, le galline le prendi proprio così, come se fossero dei calci di rigore. E quindi ha un altro grosso vantaggio rispetto anche al cane nella guardia, ahimè succede che i cani possono essere avvelenati, l'oca non può essere avvelenata. Bene, e quindi di oche. Cos'ha sulla testa? Un ciuffo. L'American Buff è una delle poche oche, l'ho portata apposta per questo motivo qui, perché presenta un ciuffo. Lo porta, è una peculiarità, c'è anche in alcune anatre, c'è anche in alcune galline, tra l'altro molte di quelle italiane, tipo la padovana, che tra l'altro alleviamo. E niente, questo ciuffo dato da una... prende la pelle, fa un piccolo rigonfiamento e le penne che sono lì, si arruffano. In che momento la fino appena nati. Come escono dall'uovo c'è un ciuffetto. Ma ci sono dei momenti nella giornata... Quindi questo... No, quella è l'altra di Bali. Me lo tirano su, ci sono dei momenti, no, non so, l'accoppiamento... Di default, loro ce l'hanno di base. No, ok, ma cioè per dire, lo tira anche più su? No. Rimane così, sì, come sì. Lo vediamo? Sì, è proprio praticamente, sono un nodulo di grasso con ricoperto dalla pelle, da cui si inseriscono le penne. E questa è la loro caratteristica. Esatto, sì, è una peculiarità simpatica, la cresta, il gene crested in inglese. E lì invece nel mega screen chi è che vediamo queste anatre con occhio? Quella è l'anatra di Bali. Bellissime. Quindi appunto viene dall'Indonesia, perché non dimentichiamoci che il grosso della naturocultura viene dal sud-est asiatico. Questo perché, innanzitutto pensate un attimo al clima. Una gallina quando si bagna non la vive benissimo. E nel sud-est asiatico ci sono i monsoni, eccetera, eccetera, che sono 6 mesi che non fa altro che piovere, la potrebbe accusare notevolmente. L'anatra sotto l'acqua non fa una piega. In più, noi abbiamo il grano, quindi la nostra dieta è basata... sul classico cereale, che è il grano tenero e il grano duro. Nel sud-est asiatico si va con il riso. Per pulire le risaie in maniera del tutto biologica, eliminare tutti quegli insetti, le larve, eccetera, eccetera, liberavano le anatre. E le anatre fanno veramente paura da quel punto di vista lì, perché dagli avannotti alle larve di zanzara, a qualunque ragno, insetto, lumaca, limazza, tutto, puliscono con una precisione che è incredibile. Vedo che tutti i tuoi esemplari portano un anello, esatto, alla zampa. L'anello negli avicoli, ma anche comunque nel discorso, come nell'ornitologia in generale, è come il tatuaggio nei cani, o il chip. Il microchip. Sì. Esatto. È un segno distintivo. Ahimè, non ho. Comunque, praticamente vi è la data, l'anno in cui è stato inserito l'anello. Quindi da lì si capisce l'età dell'animale. C'è un numero progressivo che identifica l'allevatore, una lettera che identifica la nazione, in questo caso Italia, e poi c'è appunto un numero progressivo. Sono anelli inamovibili, quindi hanno valore solo se non sono mai stati tagliati e vengono inseriti nell'animale nel momento della crescita. In questo modo glielo inserisci, lui cresce e non lo può più perdere, solo appunto tagliandolo. Certo. E dà una garanzia sul fatto che di solito si lavora bene, perché sennò non è mai un buon segno quando non c'è l'anello, ecco. Ecco, Roberta e Betta, che siete qua in studio con noi, intanto che noi parliamo e raccontiamo di questi animali, se vi viene in mente anche qualche domanda o curiosità, sono ben felice se volete condividere con noi, perché io cerco sempre di fare le domande, quelle che proprio mi vengono, che penso possano essere anche le domande che sorgono spontanee a chi ci segue da casa. Siamo andati in ordine, siamo arrivati a questo gallo. Ok, l'Amburgo, come dice il nome, è tedesco, è una razza prettamente ornamentale. La peculiarità, oltre ad avere una bellissima livrea, è la cresta.
Qui siamo abituati in Italia a vedere la classica cresta del livornese, del pollo romagnolo, molto maestoso, molto piatta, sottile e molto alta, giusto? Se ci pensate, una cresta di questo genere a temperature molto basse è un problema, perché innanzitutto non è protetta né da penne né da pelo né da nulla, e quindi realmente se si prendono il problema di allevare razze italiane, tipiche italiane nel nord Europa, è che gli si congela la cresta. E gran parte delle razze del nord Europa hanno la cresta molto ridotta, compatta, per avere un minore dispendio di calore e evitare che gli congeli sopra, letteralmente, che diventa tutta nera. E questa è la sua peculiarità. Lui è un maschietto che ha 3 anni, si vede anche dagli speroni, e viene dai nostri riproduttori, ed è, non è il gallo più coraggioso che esista sulla faccia della terra. Perché? È un po' timidino. Sì, molto. Diciamo che... Sì. Per la sua fortuna è che in una voliera con 3 femmine nessuno gli può dar fastidio, perché sennò... Posso chiederti una cosa? Sì? Possono convivere in una corte tutti questi diversi uccelli? Allora, le anatre sono ottime dal punto di vista, cioè riescono a fare lo stormo senza nessun tipo di problema. Puoi inserire anche nuove cioè, razze. Le specie diverse, tipo il gallo con le anatre, sì, possono le convivere? Le specie diverse non c'è mai stato problema. Ah, okay. Il problema è quando nelle galline inserisci nuove femmine, che è un momento molto critico, perché la gallina è un animale estremamente gerarchico. Sono tremende. Sì, sì, sì. Io l'ho visto con i miei occhi. Si lasciano le penne, cattive, le nuove, se non sono tante. Sono i piccioni, le gazze, le mandano via tantissimo, sì, io vedo sì, le mie. Sì. E le oche invece, niente, praticamente il maschio dominante, se si inseriscono degli altri maschi, potrebbe averla un po' male, okay, della cosa, e spiegare in maniera un po' violenta al maschio giovane che... È vero che nel caso delle oche per un maschio sarebbe meglio avere 2 o 3 femmine? In generale per tutti gli avicoli, i maschi portano più femmine. Possono arrivare, il rapporto è dato dalla stazza. Più ovviamente l'animale è pesante, più è impacciato nei movimenti. Penso a un'anatra di Rouen, che dopo casomai nelle foto è molto cicciona. Ecco. A parlare. E in quel caso più l'animale è impazzato, più il maschio è impazzato, e meno femmine deve avere. Un animale molto atletico, come può essere anche la Campbell o la Striker qui nella foto, il rapporto 1-2-1-3 va benissimo. Poi dipende sempre da quello che si vuol fare. Se lo scopo comunque è raccogliere delle uova, anche se alcune uova non vengono coperte, non c'è nessun problema, perché tanto lo scopo delle uova è farne tagliatelle. Il gallo canta perché? Il gallo canta perché gli piace dar fastidio, un po' di sadismo. No, in verità il gallo marca il territorio. A livello, gli uccelli generalmente usano molto i suoni. Questa è la Marans, quella che fa l'uova rosso, una razza francese, quella è l'Amburgo. Praticamente sta dicendo: io sono qui, sono in perfetta forma, sentite che bel canto che ho, così forte, così prolungato. Poi sono attivo subito alle 5 di mattina per la felicità di tutti, e è un buon modo di farsi pubblicità con le galline, in poche parole. La stessa gallina canta nel momento che ha fatto l'uovo, proprio per farsi pubblicità del fatto che io sono un'ottima femmina, faccio un sacco di uova, maschi guardatemi, perché sono perfettamente fertile, sono appetibile. Questo colore meraviglioso, questa, non so, livrea, come viene definita, è caratteristica della razza o ci sono diversi colori? Allora, alcuni colori si ripetono in più razze. Ovviamente i galli cantano sempre a sproposito. alcuni colori si ripropongono. Quindi, come potete vedere, anche lì c'è un'altra nana con un color cioccolato, qui c'è un maschio di Campbell, sempre in colorazione cacchio, a dire la verità, ma viene molto ricordato nonostante la razza sia diversa. I colori bianchi e neri praticamente sono comuni in quasi tutte le razze. In alcuni casi invece sono proprio tipici. L'Amburgo ha questa mantellina così picchiettata, a fondo bianco picchiettata nera, che la rende unica. C'è qualcosa di simile come orlature della penna e quant'altro in altre razze, però l'Amburgo è...
Esatto, come lo dice anche lui, è molto unico. Voi cercate di mantenere ad esempio le colorazioni attraverso incroci o comunque mantenendo nello stesso spazio gli, non so, degli esemplari simili con determinate caratteristiche? Diciamo che noi nel periodo della riproduzione, quindi quello primaverile che va da marzo a giugno, li abbiamo tutti quanti separati, le anatre, le galline, razza per razza, colore per colore, in questo modo per riprodurre in purezza. Finito giugno, li liberiamo, fondamentalmente, perché tecnicamente, cioè, gli uccelli sono animali, loro hanno il loro ciclo vitale e un ciclo riproduttivo. Il ciclo riproduttivo è la primavera, fondamentalmente. Nella primavera loro depongono le uova, le covano, allevano i piccoli, arrivati a giugno chiudono i battenti fino all'anno dopo. E quindi noi praticamente in quel periodo lì li teniamo separate. Se invece ci troviamo in un contesto industriale, cosa succede? Gli viene falsato il fotoperiodismo e loro praticamente producono 365 giorni all'anno, proprio perché viene un gioco di luce, aumentando le ore di luce rispetto a quelle di buio. Certo. Noi questo non lo facciamo. Noi quando arrivano a giugno fondamentalmente non devono più fare uova, i maschi possono fare quello che gli pare, quindi apriamo tutti quanti i cancelli e ne riparliamo a gennaio dell'anno dopo di richiuderle. Per concludere, diciamo, il tour degli animali che abbiamo in studio, queste ultime sono sempre... Sì, sono sempre anatre nane, cambiano ovviamente le colorazioni. È un'anatra estremamente tranquilla, è una delle quelle classiche anatre che viene imprintata. Di solito è quella che ci chiedono più spesso. Perché innanzitutto, rispetto a anche la Campbell, è la capacità di volare. E quando chiami un'anatra che sta volando e quella si gira e ti si posa sulla spalla, è sempre una cosa molto simpatica. No, ma davvero? Sì. E c'è un nostro carissimo amico che è di Roma, lui va a fare il bagno nel mare a Ostia e mi ha mandato i video che lui si tuffa e l'anatra segue. No, in acqua. Bellissimo. E poi mi muove nel bagno, c'è l'anatra che gli gira attorno, eccetera. Devi farmeli avere questi video, li voglio. Ah, ma ha fatto il canale Instagram, è eccezionale. Hai parlato di imprinting, sì. Perché con questi animali è possibile da piccoli, diciamo, imprintarseli a essere, diciamo, più domestici, passami il termine, più affezionati a noi. Ti è capitato delle storie, ti è capitato, non so, che hai voluto, sì, tu provare a imprintare alcuni animali, qual è stato il sì, risultato? Stato l'imprinting nasce a cavallo del fine XX, nel 1900, all'opera di Coran Lawrence, e l'ha studiato proprio su un'oca, l'oca Martina. Era un Anser, un'oca selvatica, non quelle domestiche. Però, concettualmente è lo stesso, ovvero l'animale appena nato riconosce nella prima essere vivente che vede la mamma e quindi si comporta come si comporta quella persona lì e la seguirà fedelmente per tutto il resto praticamente della vita, soprattutto se l'animale è allevato da solo, cioè se il rapporto è uno a uno. Se invece io ho fatto anche la mia esperienza ai tempi delle superiori con 5 oche, loro, cioè, io dicevo una cosa, era il Vangelo. Mi obbedivano senza nessun tipo di problema, però arrivata la maturità sessuale, diciamo, l'ormone ha preso il sopravvento, si sono resi conto che non erano esseri umani ma erano oche, e dopo di lì il rapporto è andato un po' scemando. Però se invece si fa proprio un rapporto uno a uno, quella oca o quell'anatra o anche quella gallina vi rimarrà fedele per tutta la vita, proprio non c'è proprio pericolo di quel punto di vista. Sì, ho una mia amica che ha la passione per questi animali e in casa lei ha anatre, oche, galline che sono praticamente dei figli, nel senso che gli mettono la testa sulla spalla, si coccolano, se lei guarda la tele gli vengono sulla pancia. È una cosa incredibile perché veramente noi siamo abituati a vedere questi animali come prettamente da cortile, se non da carne, da alimentazione. Questo ci può anche far capire la sensibilità e l'intelligenza, che purtroppo noi facciamo una distinzione tra il cane e il maiale, la mucca o l'anatra o la gallina. In realtà se si crescono come, diciamo, un cane, hai un imprinting diverso. Dopo sicuramente col cane ci puoi lavorare, come abbiamo sentito prima, puoi fare veramente tantissime cose, però... Sì, la differenza sostanziale è che nell'imprinting però l'animale si crede la persona che è di fronte. Addirittura. Non si sente più oca, anatra o gallina. Cioè, anche come dicevi te, si appoggiano la testa sulla spalla. Negli uccelli il contatto non c'è. Il contatto è qualcosa dei mammiferi. Cioè la mamma, la gatta che lecca il gattino, il cane che lecca la cagna. Ma negli uccelli ciò non accade. Se si fate caso non c'è mai contatto fisico, anzi, generalmente lo rifuggono.
Cioè, se non da piccolissimi, quando magari si mettono ma sotto alla mamma. Sì, ma proprio minimo. E da lì in poi non ce l'ha più. Per la sopravvivenza, per la protezione, perché forse. Loro non ce l'hanno nell'ottica. Quindi proprio quando loro, l'animale viene un uccello viene imprintato, cioè cambia completamente il modo di fare, di agire e di comportarsi, perché proprio fa a specchio quello che fa la persona in questo caso e si comporta nelle maniere uniche, cioè proprio fuori dai suoi schemi naturali comportamentali. Commentiamo qualcuno di questi esemplari che ci manda la regia. Qui abbiamo un gallo Yokohama. Un gallo? Yokohama, sellata rossa. È una gallina giapponese. Urlano banzai e si lanciano. No, è una razza molto particolare. Come gran parte delle razze giapponesi presenta una coda molto lunga. E infatti andrebbe tenuta tra l'altro in voliera, non tanto su terra, proprio per favorire il fatto che non si rovina perché le penne continuano ad allungarsi. Cioè, se prendiamo un hamburgo, la sua penna è di 40 cm, più di 40 cm non si allunga. Quelle invece andrebbero avanti, come anche in altre razze, tipo la Phoenix, eccetera, eccetera, all'infinito. Quindi si vedono dei galli di Yokohama tenuti in determinata maniera, non vedono mai le femmine perché le femmine dopo gli fanno pensare ad altre cose, con delle code lunghe oltre il metro, cioè sono veramente belli, però sono anche molto complicati da allevare, è una cosa proprio, diciamo, non rispetta proprio le loro esigenze comportamentali. È una razza che fa delle uova veramente piccole ed ha una Come stazza sono, diciamo, simili. Siamo sulla taglia dell'Amburgo, per intendere. Però fanno le uova piccole. Piccolissime, e le femmine sono matte per covare, nel senso che si accatastano una sull'altra nel nido e si covano l'altra, perché praticamente hanno un istinto fortissimo alla cova. È particolare come razza. E per cui infatti ho portato la foto così. Se mi manda la regia qualche altra foto da commentare. Ecco, appunto, queste femmine. Sono le femmine. Esatto. Ok. Andiamo avanti allora con qualche. Ecco, questa qui giochiamo in casa. Questa è la Livornese con l'oro. Questa è la tipica gallina ovaiola italiana, la più famosa, quella che era praticamente la più comune fino agli anni 50 del secolo scorso. Uovo bianco e la colorazione è la classica, la con l'oro, quella che viene dall'archetipo quasi selvatico. Si vede bene la cresta del gallo, che appunto dicevamo che qui è molto bella, molto apprezzata. Se va sotto zero, una cresta così può comportare un grosso problema per l'animale. Questo appunto è il gruppo riproduttori. Ed è questa è la classica razza nella classica colorazione italiana che ha sempre fatto le uova fino a veramente agli anni 50, fino all'industrializzazione e fino all'avvento delle uova rosa. Quando negli anni 50 e 60 scoppiò il boom nelle casalinghe che volevano l'uovo rosa anziché l'uovo bianco. Ma come mai è proprio moda? Mode. Vabbè, state. E perché l'Italia è sempre andata con l'uovo bianco, cioè la Livornese, tra l'altro la cosa buffa è che è stata esportata, cioè noi l'avevamo persa in Italia. Cioè, proprio persa. Fortunatamente era allevata in Inghilterra e in Germania. E quindi dopo noi l'abbiamo riportata. Esatto, e loro la usavano per fare appunto le uova, tra l'altro. Perché è la migliore vaiola che ci sia, tra l'altro l'uovo bianco rimane la migliore vaiola che ci sia. Negli anni 50 e 60 arrivarono gli ibridi industriali olandesi. Forse perché producono di più? Ma ce la giochiamo. Cioè, in realtà dipende sempre come alleviamo quindi l'animale. Quindi era proprio una questione di moda. Sì. E purtroppo, cioè, negli animali, cioè, anche nei cani, tanto vanno di moda. Cioè, la Disney ti esce con la carica dei 101, i dalmata sono. Lo so, ne parlavamo giusto prima, purtroppo. Posso chiederti una cosa? Sì? Nel pulcino della gallina, del gallo, a che. Quando si vede se è maschio o femmina, più o meno quando si può capire? Ok. Il dimorfismo sessuale negli avvicoli, più in generale, è in alcune volte è molto facile, tipo delle galline, delle razze inglese, che il primo giorno tu, come escono dall'uovo, capisci, tu sai già se è maschio o femmina. Okay. A livello industriale, generalmente comunque quasi tutti controllano le penne. Ah. Se si ramificano, non mi ricordo male, sono femmine, se non si ramificano sono maschi. E lo vedi nel primo anno, cioè il primo giorno di vita. Questo è quello che avviene, sì. Infatti, purtroppo, ahimè, che noi sì. Conosciamo tutti i pulcini che a un giorno di vita i maschi finiscono nella dritta carne. Subito dal primo giorno. Purtroppo sì. Tuttora messo in pratica sì. Anche nel nostro paese, certo, ci sono alcune ditte che stanno lavorando su cruelty free, però sono ancora molto indietro. Si è aperta, parlandone così, un'altra, visto che adesso va di moda molto l'allevamento dei rapaci, sta prendendo piede, e l'allevamento dei rettili, se non altro almeno non
non vengono sprecati perché appunto vanno verso quella destinazione, verso il food di rettili e rapaci, massimo che però, purtroppo... Sì. Ascolta, raccontami un po' questi animali, no? Che voi selezionate, chi se li porta a casa? Perché ovviamente non se li porta a casa una persona che poi vuole metterseli in padella, diciamocelo, fortunatamente. Cioè, dopo uno a casa non si sa come possa ragionare, però in linea di massima il prezzo, essendo comunque alto, non conviene, esatto, utilizzarli come animali da, sì, considerando come alimentazione. Un galletto al supermercato costa 4-5, cioè costa un'idiozia quasi. Non parlo mai di prezzi perché non è bello dare un prezzo, però ad esempio su che standard, su come posso dire, su che budget siamo per portarci a casa un avicolo ornamentale? Diciamo che viaggiamo dai 20-30 euro fino ad arrivare anche a cifre molto più molto più alte, 200-300 euro, American Buff costicchia abbastanza, per dire, perché vale molto dalla rarità e dalla difficoltà di riproduzione. E ovviamente. Quindi chi è che se li porta a casa questi animali? Ma innanzitutto chi comunque vuole farsi un pollaio un po' oltre, tra l'altro perché comunque non è da dimenticare anche il fatto che noi a volte parliamo di biodiversità, di tutelare le specie, le razze, non so, penso ai grani antichi quando compriamo la farina, eccetera, eccetera. Però poi dopo prendiamo tutte quante le uova delle linee industriali, che fondamentalmente sono tutte quante la stessa identica cosa. E già anche lì si può lavorare anche questo. Cioè, se uno vuole un pollaio un po' più variegato, un po' più colorato, e anche tutelare un attimo quello che è la tradizione o italiana con le razze italiane, ma anche quella europea o nordamericana, eccetera, eccetera, può farlo in questa maniera. L'altra cosa è sicuramente che se allevi te le tue galline, sai cosa gli dai da mangiare, spannometricamente lo sai. Sai anche e sai come cosa vivono, ti vai a mangiarti dopo e sai, nell'uovo. Certo, che mangi, però esatto. Vivono sicuramente una vita un po' più sì. Serena di chi è sì, e in batteria dall'inizio alla fine. Esatto, e soprattutto di solito una casa propria rispetta il ciclo vitale degli animali, quindi non li metti proprio veramente a 20 ore di luce tutti i giorni per 13 mesi l'anno. Cioè 12 mesi l'anno per 13 mesi di vita produttiva che possono avere. E quindi... Quindi comunque anche questo è bello. Chi ha spazio magari anche da dedicare in casa, perché non farsi davvero un pollaio? Un sì. Piccolo pollaio, tanto ovviamente anche in questo caso mai improvvisarsi, informarsi sempre perché sono animali, però la gioia di potersi raccogliere l'uovo fatto veramente sì. Dalla nostra gallina che è felice... Sì, no, ha un altro sapore, io poi almeno ormai non le compro più al supermercato, io ho le mie gallinelle fantastiche che amo da morire e per me è una grandissima soddisfazione. Sì, 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 sì. Poi comunque anche agriturismi, fattorie didattiche e quant'altro, generalmente si prendono le anatre. Le anatre se le prendono, scusa, le galline, prevalentemente chi ha problemi di umidità, quindi vive in regioni tipo particolari, perché appunto la gallina soffre l'umidità. Molte corridrici indiane, che sono quelle, come abbiamo visto anche prima, l'anatra di Bali, estremamente erette, ce le prendono chi alleva i border. I border collie, sì, li ho visti, infatti. E... Per farli lavorare. Sì, sì. Sì. Perché invece sono... delle pecore, perché sono più piccole, ovviamente. Sì, e poi comunque la pecora, al momento che ha l'agnello, è un peccato, cioè non la puoi spostare per far, per far lavorare i border, invece così usano le altre che non ci sono problemi. Non le fanno attaccare. No, solo per lavorare il cane e fare il grago. È perché comunque l'anatra, muovendosi come stormo, anche se non può volare, perché quelle sono altre inadatte al volo, si comporta come si comportano le pecore nelle gregge. Per cui non è il cane si riesce a muoverle come se fossero pecore. Sì, non le tocca, le sì, le sì, sì, assolutamente. Le raggruppa. Ed è una cosa molto simpatica da vederla perché sono fantastici, riescono proprio a mandare dentro i recinti. Siamo già, mi mancano solo 3 minuti, aiuto, devo chiederti tantissime cose, poi volevo parlare anche con loro, invece il tempo mi vola sempre. Le uova, perché sì. Avendo così tanti animali avrai sicuramente anche tante uova. E qua si apre anche un altro discorso, perché le tue uova tu le vendi, sì. Sia per un discorso di avere l'uovo, diciamo, fecondato e far nascere quindi a casa propria l'animale, ma anche, immagino, da alimentazione. Sì, l'uova di anatra, cioè l'uovo in generale,
che siano tratti anche quelli direttili, sono tutte quante perfettamente edibili, nel senso che sono tutte commestibili. L'uovo di gallina, beh, lo conosciamo tutti, gallina, tacchino, eccetera, eccetera, per fare la pasta, così. L'uovo di anatra invece è ricercato per la pasticceria. Pensa a te. E comunque per le varie comunità che provengono dal sud-est asiatico, loro invece vanno matti per l'uovo di anatra, te lo vengono proprio a cercare, anche perché loro fanno l'uovo centenario, che è l'uovo di anatra, non ho mai avuto il coraggio di mangiarlo, messo nel sale per 20 giorni. Non lo so. Ma non cotto, cioè... No, no. Cioè lo prendi, lo metti nel sale, lo copri, aspetti poi... 20 giorni, poi è come un moncherie. Tac. Oddio, questa è una cosa particolare allora. Però no, a parte battute, noi spediamo appunto le uova, gli animali in Italia non si possono spedire giustamente. Quindi se uno le vuole a casa, praticamente, visto che ormai sono delle incubatrici buone, qualitativamente buone, a prezzi abbordabili, la gente si compra l'incubatrice, noi gli mandiamo le uova a casa e loro se le mettono lì, con i bambini, i nipoti, i figli e quant'altro, vedono, perché dato insegniamo anche come si fa a prosperare, quindi a vedere dentro l'uovo l'embrione che pian pianino cresce, prende la forma del pulcino, dell'anatrocolo e poi esce fuori, e poi se la levano anche a casa. Ed è una cosa molto bella. E quello ci piace davvero. Anche, si mandano le foto delle nascite, eccetera, eccetera, è veramente forte come cosa. Fantastico, bellissimo, andrei avanti ancora a parlare, sono veramente alla fine del mio tempo a disposizione. Allora, voglio parlare un attimo con te, Betta, proprio saluti finali. Abbiamo parlato molto dell'importanza della scelta del cane, pensarci bene prima di portarlo a casa, farsi sicuramente consigliare, iniziare poi un percorso di addestramento, educazione. Lanciamo un messaggio in conclusione, anche quello che abbiamo detto all'inizio della puntata, ma ne ritorneremo ancora sull'argomento, quello che è successo a Milano. Cosa ti senti di dire a chi ci segue da casa, che magari ha problemi con il cane, che sta pensando di prenderlo e sta sognando, quindi riassumendo il tuo consiglio personale quando ti porti a casa un cane? Io penso che il cane, tutti gli animali domestici, ma in particolare il cane, può davvero essere quel ponte che ci porta un po' a riscoprire la nostra animalità, nel senso più positivo del termine, no? Perché che magari ci fa accantonare un attimo il cellulare e vivere un po', e quindi quella è una cosa fantastica. E penso che il cane vada trattato da cane, nel senso nobile del termine, però. E poi vabbè, ci sarebbe tantissimo altro da dire. Ne parleremo ancora, perché sarai sicuramente anche su quello che è successo a Milano, però comunque è una cosa importante, grande, ci vorrebbe un po' più. Ci portate i cani in studio o magari verremo noi a trovarvi sul campo. Volentieri, grazie mille. Ricordo qui con me in studio Roberta Merola, che è allieva di Elisabetta Barbieri, che è istruttrice cinofila, titolare dell'Accademia del Cane di Piacenza. Con noi in studio, veramente simpaticissimo, mi sono stradivertita in questa mezz'ora, Riccardo Cellini, che è tecnico di campagna. Ti ringrazio tanto per essere stato qui in nostra compagnia. Grazie a voi per avermi ospitato. Ringraziamo i nostri telespettatori e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.